i titoli che durano un minuto e mezzo, e vediamo solo come inizia questo film, che appunto fa riprova di quello che dicevo sul fatto di introdurre questo elemento autobiografico. Lui fa un film che si intitola Io mi ricordo, no? Quindi è proprio io che ricordo i fatti miei. 1974, sì. Guarda, se vai lì su DVD sotto, quello lì, se clicchi lì, c'è il menu titoli, o menu radice, uno dei due, se vai lì, andiamo, ecco lì, se vai su lingua, vai italiano, ok. Sorvolmi il cimitero di cui tutte riposano in pace. Sorvolmi il lungo mare con i tedeschi, anziché il freddo non lo sentano loro. Dai, come fai a morire?
Che Peppellini ha realizzato sono già diventati
come titoli dei modi di dire, no? Che pensiamo a la dolce vita, o no? È un amarcord, significa che è un processo in cui ricordi cose, e in questo caso qui la cosa particolare di questo film è anche che è l'unico film italiano che descrive quella che era la vita sotto il fascismo, no? Cioè che mentre gli altri ai film magari penalizzati a raccontarti un fatto politico, qualcosa per fare il film di denuncia, il film politico, eccetera, se tu volevi capire, se tu vuoi capire ma come mi si viveva durante il fascismo, l'unico film che lo racconta nel cinema italiano è questo. E lo fa rappresentando, come abbiamo detto all'inizio, tutti bozzetti sono, no? E bozzetti, caricature che si impongono proprio nell'immaginario collettivo, cioè il personaggio come la tabaccaia prosperosa è un personaggio di cui si parla ancora oggi e viene considerata un'icona. Personaggi come la Gradisca rappresentano un personaggio specifico del cinema italiano, e vedrete poi, per chi non conosce il film, che è proprio un film divertentissimo in cui tu piangi e ridi allo stesso tempo. Proprio è bello questo. E la cosa più particolare qual è comunque? Che appunto Fellini parte mettendo, cioè, grazie tanto ragazzi, capite, questo messaggio non mi ha incoraggiato molto. Io spero che lo vedi, però spero che te lo cerchi. Mi ha incoraggiato la sua presenza qui, grazie, mi fa davvero piacere. No, perché vado piano. Ha fatto il possibile per farmi capire questo messaggio. Di andare avanti con più coraggio, con più modo in genere. Ma a me è stato questo messaggio. Questo messaggio di te è passato. Grazie, ciao. Claudio. Io Claudio che. Scusa. Ciao. Allora sono una donna, anzi due. Quando ti riesci di fare il filo di discorso, aspetta, che stavo dicendo, aspetta, ma che è anche una dimensione spirituale. Perché? Perché il film inizia e finisce con questo ritorno delle manine, questi pollini che girano, no? Che danno un'idea di primavera. La cosa particolare che in Fellini assume un valore narrativo dall'inizio, dai bietelloni, è il vento, no? Che senti sempre questo vento che soffia, che richiama un qualcosa che non è di questa terra qui. E vedi che questi personaggi potrebbero già essere morti tutti, ma stanno già in una dimensione che non è più quella terrestre, cioè appartiene a una dimensione che è stata introiettata, elaborata e spedita in un ideale. Infatti qual è la cosa che si dice sempre di Amarcord? Che è un film su Rimini, ma girato tutto a Cinecittà, cioè che è tutto finto, ma è proprio questa esibizione del finto che lo rende
così alto. Cioè, se fosse stato generato nella vera Rimini, non avresti avuto questa carica, sicuramente. Chiudiamo l'ultimo film, l'ultima clip, e poi ci salutiamo. Facciamo con La voce della luna. Grazie, grazie. Prego. È quasi finito. 5 minuti e abbiamo fatto. 6. Si chiama La voce della luna e inizia l'ultimo film di Bellini, esattamente, e racconta la storia di un personaggio un po' strano che in maniera molto dolce lui va a ascoltare quello che dicono i pozzi di notte e cerca lui di parlare con i pozzi, di sentire voci in qualche modo, di voci che gli parlano, ma appena si allontana da questi pozzi deve in qualche modo affrontare la quotidianità. E questa quotidianità, quella degli anni 90, era una realtà che era fortemente cambiata rispetto a quella che poteva stare negli anni già 70 o questo del 90, sì, e già lui aveva Fellini aveva già iniziato una certa battaglia con che si era sempre dichiarato apolitico, il cui pensiero politico è un mistero. Nel 1990, già da 4 anni, aveva in corso una battaglia con Silvio Berlusconi, contro Silvio Berlusconi, per il semplice fatto di questa cosa dell'interrompere il film con la pubblicità. E fu lui che inventò il termine, che poi è diventato un motto nazionale, che non si interrompe un'emozione. E da qui il film mostra questi due personaggi, soprattutto Benigni, che si trova in un mondo che è completamente privo di poesia, cioè che cerca piuttosto il frastuono, cerca l'impulso immediato, cerca una reazione che fa sì che tu non possa mai fermarti a fare quello che Fellini aveva fatto prima, cioè elaborare un ricordo. Quindi noi vediamo un attimo, ora se me lo metti al minuto 7, al minuto esattamente, no scusa, al minuto 13, lui è finito. Lui ha preso. Sì, qui sto. Fa di te ciò che vuole. Come puoi difenderti da qualcosa che promette? Ok, lui nel suo vagare notturno è finito in un cimitero. Incontra gente strana, Chantal che dorme in un loculo, e vediamo quello che fa appena questo tipo strano finisce il suo racconto qui. Ora. Ale, che cosa vi hanno messo? Quello che promette a tutti. La gioia, la serenità, l'oblio.
tutti accettati, anch'io. E invece non è vero, no, no! Tranquillo, gli ho chiesto: Pioppo, come stai? E lui me l'ha fatto sentire subito come stava, i piedi.
sprofondavano nella terra e le dita si allungavano come due radici tutto attorno a raggiera, e le braccia adesso erano 4, 10, 100, e una vetta fresca nei capelli, un vento pulito che io respiravo con tutte le mie foglie. Non erano più capelli ma milioni di foglioline. Ah, era un cielo altissimo. Vedevo il casale laggiù in fondo, piccolo piccolo, e tu mi stai chiedendo, mamma sull'aia, come eri piccina. Ti ho chiamata, ti chiamavo, nonna, nonna. Basta adesso, scendi su dalla scala, anche i fiocchi vanno a dormire. Non mi hai sentito? Vieni qua, Pinocchino. Un momento, prima di guardare cosa c'è sotto il letto. Ma non c'è niente sotto il letto, e diventa freddo, vieni fuori. E invece è bellissimo qua sotto, nonna, c'è un mondo di cose, guarda il fuoco. Le idee mi vengono a stare qui, nonna, ma volano via come quelle scintille. Come si fa a fermarle, nonna? Tu ci riesci? Nonna. Possiamo fare stop? Ecco, già appunto che il, come possiamo dire, che ci accorgiamo che lo stile è un pochino più differente, un pochino più criptico, se vogliamo, no? Cioè che gioca proprio cercare a tutti i costi di comunicare con un qualcosa che non sta con noi. Ultraterreno, spirituale, appunto, no? Il fatto che qui vediamo che abbiamo un personaggio che si chiama appunto Pinocchio come soprannome, la cui più grande ambizione non è diventare un bambino, ma cioè che nell'accezione del termine, ma diventare un bambino come era Gelsomina sulla strada, cioè una persona pura, ovvero ultra spirituale, in grado di guardare, di rinascere, se vogliamo, in un'altra vita. Questo è. Abbiamo fatto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a lei. Ah, non mandi più quello? Andiamo quello. Un attimo che mandiamo il breve Tonino Guerra. C'è un buon sereno. No, l'ha vinto una 24. Tu non ci hai detto che sono 8 e mezzo. La strada, le notti di Caviria, 8 e mezzo e a Marco. Tu quello voglio dire. Le notti anche era tu. Gli sconti. No. Io ho visto, allora era le notti di Caviria. Mi ha fatto pensare a quando ho visto la Sorrentino, come si chiama? La grande bellezza. Che mi era capitato di vederlo alle due notte, che sono i bellini, e il giorno dopo era andata a vedere la grande bellezza. Ed è sembrato un ricalcare, una citazione continua, continua, forse perché l'ho messo in un arco così breve di tempo. Abbastanza. Era le notti di Caviria, sì. Quindi. Allora, adesso vediamo un attimo in chiusura l'intervista di Tonino Guerra, che parla di Fellini, diciamo, un punto di morte. Lo so che un uomo a 50 anni ha sempre le mani pulite, cioè io me le lavo 2-3 volte al giorno, ma è soltanto quando mi vedo le mani sporche che io mi ricordo di quando ero ragazzo. So che un uomo a 50 anni c'è tra le mani pulite e mi ha 1-3 volte a lei. Ora è sul tempo a farmi da mani sporche.
paura che aveva accolto a quanto si raccontava. A me piaceva sentire proprio parlare in dialetto, sapere, conoscevo poche parole. Quando era ammalato ultimamente, soltanto per dare un bacio vicino, e lui ho sentito che mi ha detto Gunvala, cioè come va, quindi avuto, si è aggrappato alle parole di Alessandro, che non dico se sono più belle per mettere molto niente, ma hanno una profondità maggiore. Cioè, qualcuno mi chiede come stai, posso restare anche abbastanza indifferente. Se uno mi dice come stai, sento come qualcosa, un gancio che mi arriva nel cuore, ecco. Siccome noi abbiamo scritto a Marcordi 10 mattine, così 12 mi pare la nave va ad altro, e c'era anche il tempo di giocare, di contornare alcuni schizzi, di dire qualche cosa di divertente, a volte anche delle cose cattive contro gli altri. Nei momenti di infelicità per delle soluzioni che mi piacevano, e allora c'era così una battuta spiritosa, un guardare qualche cosa che poteva interessare, guardare qualche fotografia che spinta, tanto per dire. Nei momenti invece di tristezza, e allora il divertimento era quello di dir male, ho lato tutto, non valutato per me, cioè era anche un modo di distruggere completamente tutto quello che avevamo fatto. Apre la finestra, quindi ritirare un po' d'aria, ecco, moltissime domeniche mi obbligava, mi invitava a andare a Cinecittà, penso stupendo, e poi apriva, entrava al Teatro 5 e cominciava ad accendere le luci in questo teatro vuoto, ma vuoto per tutti, probabilmente anche per me, per lui no. Io credo che lì nascevano montagne di carta, nasceva un suo mondo, nasceva il suo grande e unico grande viaggio, che era quello che faceva dentro la sua memoria, dentro la sua infanzia, dentro la sua vita. Non amava piangere. Che cosa le manca di più dell'amico Federico? Gli manca un po' la sua famiglia, che era incredibile, la sua tenerezza, la sua difesa e naturalmente la sua fantasia. Ci capivamo per mille ragioni. E uno dei viaggi più belli, che gli ultimi che abbiamo fatto assieme, e infatti molti dei viaggi, quando abitava lui la macchina, una volta da Roma aveva bisogno di venire da queste parti e non so per quale ragione gli mi chiese, ma Federico, come la mettiamo con la morte? Ma sai, Tonino, potrebbe essere un grandissimo viaggio, e disse. Invece, quando venimmo qua a Penabilli, in un giorno che pioveva, eravamo in macchina, stavolta con un autista, dice, ma Torino, non ti sei accorto che noi stiamo fabbricando degli aeroplani e non ci sono più gli aeroporti? Questo suo vedere lontano, questo suo ridere, questa sua distanza dal lavoro appena fatto, non lo vorrei più vedere, era qualcosa che era partito da lui, era un'astronave. Il poeta Tonino Guerra, dove vuole immaginare adesso l'amico Federico? Ma dove vuoi che io lo immagini? Fermo, seduto su una nuvola, magari sei accanto, non è che chiama Dante Alighieri oppure qualcun altro, sono sicuro che vuole Fritz, il ballerino e
bookshelf, di quello dimenticato il loro di spiazze, questi due personaggi che tutte le mattine verso le 7 entravano in casa sua e c'era quello che gli faceva ginnastica, doveva fare un peso 3 volte e basta. E poi votavano un pochino i frigideri, i capito, mangiavano e lo ascoltavano. E lui era lì dentro che magari col silenzio che buttava un pochino delle sue cattiverie che poi dopo non le tirava fuori più. Forse pensava che arrivassero dentro delle tombe, quindi erano delle cattiverie che faceva perché lui le sentisse. E ho imparato che mi diceva sempre: non è che voglio trattare le persone come se fossero degli animali, però credimi, questi due personaggi così disorientati, colpiti dalla vita, trovano e possono tenere compagnia. E tant'è vero che Fred poi l'ha regalato a Mastroianni. Il dialetto serve per esprimere meglio le emozioni. Avete pensato di regalare 2 versi per salutare il suo amico Federico? No, mi fai pensare adesso. Ma se io lo incontrerò, ma anche adesso, perché probabilmente lui mi sta sentendo, dico: ma Federico, ma perché ci morto? Da perché ci morto? Bene. Non è.